La tavola, firmata da Simone Martini e Lippo Memmi, datata 1333, fu eseguita per l'altare di Sant'Ansano, posto nel transetto del Duomo di Siena, dedicato alla Vergine Assunta. L'Arcangelo Gabriele appare alla Vergine preannunciando la nascita di Gesù e saluta Maria con le consuete parole, qui scritte a rilievo nel fondo oro. Ave gratia plena, Dominus tecum. L'apparizione dell'angelo è improvvisa, come suggeriscono il movimento del mantello e le ali spiegate. La Vergine ne è turbata e con l'impiego di un codice gestuale diventato celebre nel mondo dell'arte si ritrae e si stringe nel mantello. L'ambiente in cui si svolge la scena, su uno splendido fondo oro, è definito da pochi ed efficaci elementi, vere e proprie sineddoche della casa della Vergine. Il pavimento marmoreo, simbolo prezioso di regalità, come il seggiolone riccamente intagliato sui due ordini. Le stoffe ricercate e finemente lavorate dell'angelo e di Maria a rimarcare l'importanza dell'evento e dei personaggi rappresentati. Il libro che Maria stava leggendo prima dell'apparizione celeste, simbolo della sapienza di Maria e della consapevolezza del suo destino. In alto, al centro della scena, è raffigurato lo Spirito Santo in forma di colomba, circondato da una splendida raggiera di angeli. In una perfetta definizione assiale, risulta allineato al vaso con i gigli, simbolo del Figlio di Dio. Inoltre il vaso diventa in questa circostanza l'ortus conclusus, simbolo della purezza di Maria. Ai misteri dell'Incarnazione alludono invece i cartigli, sorretti dai profeti e figgiati nei tondi, nella cornice. Da sinistra verso destra scorgiamo Geremia, Ezechiele, Isaia e Daniele. Come da iconografia classica, quest'ultimo è indicato senza barba. Ai lati dell'Annunciazione sono raffigurati il martire Ansano, che reca il vessillo con i colori di Siena, di cui era uno dei santi patroni. È una santa martire, forse Massima, madre di Ansano, o Margherita. Sembra infatti inappropriata l'iscrizione sui piedi intagliata nella cornice che la identifica come Giuditta. È invece attendibile e plausibile l'iscrizione che indica quali autori della pala d'altare i due pittori senesi Simone Martini e Lippo Memmi, sebbene la critica d'arte tenda ad attribuire a Simone gran parte dell'ideazione e dell'esecuzione di questo raffinatissimo dipinto, uno dei maggiori capolavori della pittura del Trecento in Europa.